sì. Il titolo della trasmissione di oggi è veramente un titolo interessante. Eros mi scuote. Eh sì, è un segmento di una famosissima lirica di Saffo. E poi oggi abbiamo uno di voi che ci ha scritto, un nostro telespettatore. Vostro, perché questo è il vostro programma, lo ricordiamo, certo. Parliamo di voi, queste quindi sono tematiche che sono vicine a tutti, quindi è anche il vostro telespettatore. Grazie. Si chiama? E Giuseppe Agostino. Bene, che guarda, siamo è un veramente felici perché è veramente bravo. Comunichiamo attraverso la carta, in questo caso Giuseppe ha comunicato attraverso una musica splendida, bellissima, ma quando vi incontriamo è per me è un'emozione fortissima, una cosa veramente bella. Beh, insomma, cerchiamo di dare un minimo di spazio. Allora, sentirete che musica, a me piace moltissimo, poi qui sono pronto a dire a chi piace la musica che fa, ma è veramente bella Giuseppe, poi la sentiremo. È arrivato qua l'altro ieri, da Reggio Calabria, con gli orari da Reggio Calabria, è rimasto qui fuori al Dadiaccio, via Teolata, l'hanno soccorso con un San Bernardo, l'hanno portato fino a qua, che è evidente perché sarà lì da lei, si sa da quanto. Abbiamo invitato Giuseppe Agostino. Ecco, accogliamolo, lì che viene, accogliamolo. Giuseppe, vieni. Benvenuto Giuseppe, benvenuto. Quanti anni hai, Giuseppe? Io del tu perché sei molto giovane. Sì, allora, io ho 24 anni, vengo da Reggio Calabria, sì. Un saluto cumulativo salutando il direttore. E colgo l'occasione, prendo spunto da quello che diceva lei prima per quanto riguarda l'interiorità. Sì. E quindi la musica non è altro che lo sprigionare ciò che noi siamo dentro. Quindi passione e amore per la musica, nel mio caso, è quello che poi ha portato alla musica che poi ascolteremo. Allora adesso ascoltiamo. La musica che parla il linguaggio dell'anima. Pathos del Medioevo. Ascoltatela, mandiamo da studio ovviamente. Facciamo vedere. Ascoltatela bene che è veramente estremamente evocativa. E tra l'altro la adopererò sicuramente in altre trasmissioni. Sicuramente, probabilmente nella quando riprenderemo il Mare di Notte. Molto bene. Di? Posso? Sì. No, volevo dire, la musica come la poesia, come qualsiasi forma d'arte, è multisemica, cioè i significati possibili o le interpretazioni possibili sono infinite, no? Quindi io do la mia adesso, cioè dai. Quello che mi ha dato questa musica. Mi ha messo in contatto con le radici della tua identità e dell'identità della Calabria, cioè con la Magna Grecia, cioè è veramente l'emozione di entrare in contatto con questo mondo alle radici dell'identità tua, ma anche appunto, della Magna Grecia, e quindi tramite l'uso di percussioni, in questo caso tecnicamente, sì. Questo riecheggiare di percussioni. Sì, qui mi ha rimandato a una suggestione, a un eco della musica di Stravinsky nella Sacra del Tempo, quando richiama
alle origini del mondo. E allora qui lui è quasi una citazione in un certo senso, però riformulata in una maniera originale. Molte altri tipi di musica. Sì, questa è molto bella. Ti vogliamo dare spazio, ma davvero la prendiamo in un programma, sì. Che faremo al virtuale. E la opererò come sigla addirittura. E richiama anche il battito del cuore. Sì. Ma è bellissima, io la trovo veramente bellissima. Sì. Allora, Giuseppe. No, voglio sapere una cosa, dove vieni? Abbiamo capito, Calabria, dove? Sì. Città, Reggio. Reggio Calabria. Bene, che fai nella vita? E io studio, scrivere musica? Sì, studio, mi sto laureando al DAMS. Sì. E sto lavorando a una tesi che riguarda l'analisi di opere di Mozart. E faccio questo, insomma, di mestiere scrivo. Sì, ripetimi un po' la tesi, scusami. La tesi è sull'analisi di alcune opere di Mozart, praticamente è un po' più complesso, cioè l'analisi consiste nel verificare l'importanza dell'orchestrazione in relazione a una struttura ben definita nelle opere di Mozart, che già nelle orchestrazioni del Settecento erano già prefissate secondo dei canoni precisi. Lui va un po' più avanti. Sì, tanto fa che dicevano che la sua musica era barbara, perché non la capivano, perché aveva immesso.